Ciao ragazzi, tornando al mio canale YouTube, come sono i segnali oggi? Guarda il video per scoprirlo. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 12 febbraio 2021. Oroscopo Capricorno di oggi. Carattere statico ma finanze dinamiche. Urano in coppia con Marte, entrambi in trigono al vostro segno, esigono spiegazioni, specie per chi è rincasato con forte ritardo, dopo aver speso tutta la somma destinata a un acquisto importante o a migliorie da apportare all'appartamento. Se avete appuntamento per accendere un mutuo o firmare un compromesso per l'acquisto di una nuova casa, fate ancora in tempo a ripensarci. L'occasione sembra buona, ma qualcosa non vi convince fino in fondo. In pole position le finanze, rassicuranti da un lato per via di un aumento o di un guadagno extra, magari anche una piccola vincita, ma in barba al vostro carattere economo e previdente attualmente troppo dinamiche per darvi sicurezza. Il denaro arriva ma se ne va anche alla velocità della luce. Ciliegina sulla torta i vostri figli, che hanno sempre bisogno di tutto e reclamano aumenti alla mancia e poi smartphone, tablet, indumenti griffati. Forse pensano che in cantina teniate una stamperia di bigliettoni. Ma non è così, siete così onesti e adamantini da turbarvi al sol pensiero. Non per nulla il nuovo anno cinese che va a iniziare stasera ricalca pedissequamente il vostro temperamento, costante, fedele, frugale e dotato di una pazienza di Giobbe. Astro tarocco del giorno per Capricorno. La morte. Un cambiamento, una fine e un principio nuovo per la coppia che attraversa un momento di rivoluzione e di trasformazione. Tuttavia può indicare anche un rapporto che si chiude e termina inesorabilmente. I single vedranno allontanarsi persone interessanti o amicizie profonde potrebbero interrompersi bruscamente. In ogni caso si presuppone una nascita a breve di qualcosa di nuovo che prende il posto del vecchio. Non lasciatevi coinvolgere da dubbi sulla vostra salute, se necessario consultate un buon e preparato medico che vi dissolverà ogni dubbio. Non è il giorno ideale per spese superflue, cercate di risparmiare quanto più possibile e non sperperate i vostri risparmi in cose che non vi servono né vi serviranno. Se pensate di avviare un progetto che vi sta a cuore e ricorre la condizione di chiedere un prestito o un mutuo, fate sempre molta attenzione alle condizioni che vi vengono offerte. Ricordate che non sempre quello che luccica è oro, potreste prendere qualche decisione azzardata. Tempo di riflessione. Meditate a fondo tutte le vostre giornate, la loro impostazione, il vostro modo di vivere. Questo servirà a fare chiarezza in voi dopo un periodo di stress in cui vi sentite particolarmente stanchi e in parte avviliti. Mostratevi oggi comprendivi con ognuno che esternerà nei vostri confronti critiche o rimproveri. Nel tardo pomeriggio qualche nuova energia vi donerà un nuovo slancio in grado di affrontare molti problemi irrisolti. Prendetevi il tempo necessario per organizzare le vostre cose in modo da avere mano libera su decisioni che potrebbero significare una svolta nel vostro personale futuro. Fate pulizia nella vostra vita a partire da subito, mettete da parte rancore, odio e gelosia e fate una scelta nelle amicizie. Notizie in arrivo, in anticipo rispetto al previsto. Ricordate che è la sostanza che conta, poi capirete perché. Pettegolezzi sul vostro conto, è frutto di invidia, d'accordo, ma non potete non tenerne conto. Rettificate un vostro comportamento che viene spesso frainteso. In campo professionale sarà possibile varare nuove iniziative e rilanciare un progetto accantonato e tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi senza poterle esprimere liberamente. Siete sempre fortunati quando siete in difficoltà, poiché arriva sempre qualcuno in soccorso. La sfera amorosa sarà particolarmente gratificante per le nate nella seconda decade. Come sarà questa giornata di pieno inverno per voi Capricorni? Molto positiva sotto molti aspetti. La Luna nel segno vicino dell'Acquario in compagnia di Venere, Giove, Mercurio, Saturno, il Sole vi rendono conviviali.
ma anche sobri. Il clima che si respira per voi è estremamente congeniale alla vostra natura, molto affine alle vostre corde. In famiglia vi trovate sintonizzati in modo felice con i conviventi, riuscendo a contemperare le varie esigenze di ciascun parente con equilibrio, razionalità e anche una discreta affabilità. Sono giornate davvero stressanti per il vostro segno, cercate di mantenere la calma. Per quanto lavorate, dovreste raccogliere di più, sia in termini di soddisfazioni economiche che di riconoscimento. Se avete in programma spese ingenti, cercate di non strafare. Il segno del Capricorno si sente un po' giù di tono e verrà a mancare un po' di forza. Questa, ad ogni modo, è un giorno valido per il lavoro e le ambizioni e ci si potrà prendere anche una soddisfazione personale. Il meglio arriverà nel fine settimana, quindi tenetevi pronti. Oggi potresti sentirti un po' giù di tono, ti mancherà un po' di forza. Sarà comunque una giornata valida per il lavoro, per le ambizioni e la possibilità di prendersi qualche piccola soddisfazione personale. Il meglio, però, arriverà durante il fine settimana. D'ora in avanti potresti decidere di volere più libertà e meno doversi, di non farti più condizionare dai problemi e dagli altri. Se i vostri pensieri iniziano a prendere il largo, allora significa che avete bisogno, più di altri, di grandi incentivi. Forse, riuscirete a mettere finalmente un punto fermo oggi, quando vi ancorerete all'esperienza di qualcuno che conoscete bene. Riuscirete infatti a calmarvi e a prendere le distanze da alcuni atteggiamenti sbagliati, che non aiuterebbero affatto il vostro attuale umore. Cercate di guardare un film allegro in serata. Il segno cinese del bufalo che apre il nuovo anno cinese, alla ribalta fino al 31 gennaio 2022, rimette in discussione una scelta appena compiuta, segnalandovi che siete ancora ben lontani dalla sicurezza che vantate. Per raggiungere l'obiettivo, infatti, ci vorranno pazienza, razionalità e molto, molto impegno. Il novilunio in seconda casa, con Giove, Venere, Mercurio, Saturno e il Sole, aggiunge qualcosa sull'assetto finanziario, dove guadagni e spese vanno in pareggio, promettendovi comunque uno stile di vita abbastanza agiato, beati voi. Amore ed Eros, le discussioni familiari oggi vertono sull'argomento finanze, vi si rimprovera di spendere troppo, ma è quasi una barzelletta per tipi parsimoniosi come voi. Di fatto qualcosa in più vi siete concessi, soprattutto indumenti in saldo, libri, utensili per il fai da te, ma sempre tenendo d'occhio il rapporto qualità-prezzo senza mai sforare il budget prefissato. Vi avvicinate alla vostra dolce metà con quel senso di protezione e di comfort che tanto riesce a farvi stare in armonia. Vi aprite poi a un dialogo sereno e che mette in luce, racconta le rispettive esperienze vissute insieme. E la serata si conclude con una visita o un invito a cena a casa di una coppia di amici che avete in comune. Lavoro e denaro, il vostro curriculum sta girando attorno al globo, avete bisogno di spazio e di esperienze nuove, la banale quotidianità uccide la fantasia e la motivazione. Restano invece sempre valide le vostre qualità innate di razionalità, determinazione, costanza, non puntate solo a una remunerazione pecuniaria, anche successo, credibilità e un'immagine professionale smagliante sono il compenso a cui aspirate. Per questa giornata, un film classico che sposi alcune caratteristiche del vostro segno. Come non prendere in considerazione un film spaghetti, western, come Per un pugno di dollari del maestro Sergio Leone, girato nel 1964. Tra i protagonisti un fenomenale Clint Eastwood e certo non minore attore, in quanto a statura artistica, Jean-Marie Volonté. Benessere, denti e gengive delicate che reclamano un dentista super preparato e con la mano leggera. Fondamentale curare l'igiene orale con sciacqui alla salvia o al cardamomo, lievemente antibatterici e utilizzando lo spazzolino elettrico almeno 3 volte al giorno. Per lei, voglia di un'auto nuova, a trattenervi sono però i costi. Ma se riuscite ad ottenere un prestito, subito dal concessionario per prenotarvi la preferita, sarà il vostro autoregalo di compleanno. Per lui, cambiamento di residenza o ampliamento della casa in seguito a un evento a sorpresa, forse un trasferimento o forse un pupo in arrivo a sorpresa,
accettate l'imprevisto, da domani ne sarete felicissimi, punto. Colore delle emozioni, verde oliva, punto. Barometro dell'umore, variabile con schiarite, punto. Pagellina del giorno, sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 9, benessere, 7, punto. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox, punto. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.